Salve ragazzi e benvenuti nel canale di Curre 93, che sono io ovviamente. Oggi facciamo la seconda puntata di Call of Duty Black Ops 2, o come lo chiamo io, Curre Ops 2. Avendo già provato prima un paio di modalità come può essere dominio, tutti contro, cioè non tutti contro tutti, decima già squadre, mi sono accorto che comunque sia già poca gente, quindi giocherò in partite veloci che possono essere, che finiscono molto velocemente e, diciamo, sono più intense, più divertenti. Ora partiamo, andiamo su Xbox Live, partita pubblica, trova partita, nucleo, andiamo su tutti contro tutti, che sinceramente è la mia modalità preferita. Sicuramente piacerà anche a voi vedermi un pochettino nervoso in questa modalità. Mettiamoci le cuffie. Allora, palle sempre, bisogna metterla bene. Ovviamente, ecco fatto. Così dovrebbe andare bene. Ovviamente mi forma la fossetta qui sopra, come ho potuto vedere negli altri video. Allora, analizziamo un pochettino le classi. Io di solito uso l'M27, che è un'arma molto forte, molto precisa, forse un po' lentuccia, però avendogli messo il caricatore rapido riesco a gestirmela meglio. Col Cap 40, ovviamente, che molti la prendono per una specie di mitragliata portatile, però vi può veramente salvare il culo nel caso il vostro M27 sia a terra. Poi ovviamente c'è un paio di classi con, giusto un paio, con l'M27. L'altra arma che utilizzo molto è l'MSMC, che anche questa è una bestia. Però inizialmente, ai tempi antichi, utilizzavo molto il Pacere, solo che ho conosciuto l'M27 e mi ha colpito di più, diciamo. Ovviamente, essendo una mappa così piccola, io consiglierei di usare l'MSMC, solo che mi fa sclerare, perché veramente c'è gente nabbona. Non riesco a usarla bene, si muove troppo. Mettiamoci al lavoro. Io non sono un... vedete, non muore! E allora mi tocca subito riprendere l'M27. Perché? Perché mi fanno incazzare. Bello, vai. Broadcorn, Popcorn ti chiamavano, zio. Guarda, ora me ne spawna da lì. Che strano. Bello. Una vita sparando. Ma guardate questo pezzo di merda. Ma lo vado a prendere. Basta! Sei fisso camperato lì su, zio! Ed esci! Prova ad uscire! Ti faccio vedere i sorci verdi, brutto stronzo! Vieni, vieni, vieni! Esci! Ma che cazzo credevi di fare? Che cazzo credevi di fare? Che palle! Sono già morto 6 volte e non va bene. Oh, avete rotto il cazzo di spawnare lì? Scusate, ma mi camperò io qui su, dai. Che divertimento, yuppie, che bello, yeah, ma vaffanculo, in arrivo, camperoni di merda, guardate, ma me lo dite, come cazzo si fa? Attenzione, drone d'attacco nemico in arrivo, approvvigionamento nemico in arrivo. Il nemico ha distrutto il vostro UAV.
Oh, che cazzo! Vai! No, muschio, non rompere! No, no, ora! Dai! Disturbo nemico sopra di noi, radar disattivato. Culo! Starmi di merda, ma come cazzo fai a giocare con la pistolina e basta? E ovviamente mi sparano dall'alto, da! Che palle! Busimbetti. Uccisione. Mo' mi uccidono, guardate. Oh! Guarda, mi stai facendo incazzare. No, scusa, vedo l'arma che stai usando. Ah, meno... Dai! Oh, headshot, bitch. Ah, ma che cazzo sei? Immortal, zio. Scommettete che è dietro. Oh, che strano. Che strano. Cazzo. Fantasioso questo gioco. Bellissimo. Attenzione. Ah. UAV nemico in arrivo. Ah. Che cazzo di arma hai, zio? Ah, questa armetta da burdo, che schifo. Boh, si metti qui. Posizionato. Sì. Sì, sì. Cosa? Ok. Provo uscire. Che facilità. Che facilità. Mamma mia. Allora. Troppo semplice così però, ragazzi. Facilissimo. Vabbè. Forse per me è la mappa peggiore che abbia mai giocato. Nuketown 2025, perché boh, non è forse un po' troppo piccola. Non so se l'avete mai giocata su Dominio o Deathmatch a squadre o qualsiasi modalità, cattura la bandiera o guerra terrestre. Cioè, voi dovete provare a giocare Nuketown 2025 con guerra terrestre, una cosa balorda. Cioè, non finisce più la partita. Non è che non solo non finisce più, ma morirete un numero infinito di volte. Ve lo giuro, una schifezza. Adesso, ovviamente, finalmente, votazioni non consentite di Nuketown 2025. Incominciamo grind, speriamo bene. Non è che devi equilibrare le squadre. Siamo in tutti contro tutti. Oh, dai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, dai. Ah, ok. Adesso mi metto le cuffie e ripartiamo. Seconda partita, speriamo che vada bene anche questa. Perfetto. Venice Beach. Allora, proviamo. Allora, io direi, dai, riproviamo con l'MSMC. Ogni volta mi viene difficile pronunciare questo cazzo di nome. Niente prigionieri. Ok. Perfetto, grazie raga che vi siete ammazzati a vicenda. Vieni, vieni, vieni. Ok. Oh, che cosa? Da, come hai fatto? Come hai fatto? Scusa, fai vedere. Ah. Ma va, realistico al massimo. Dai! Ma va a cagare! Ma vai a cagare! Ma fai schifo, zio! Oh, muori! Ma che fai schifo? Ah, bello! Ma l'avete visto? No, ma l'avete visto! È andato a fianco a me! Quest'arma però da vicino è veramente una bestia. Dovreste provarla, ragazzi. È veramente forte. Meglio delle pistoline, ve lo giuro. Meglio delle pistoline. Però dalla distanza si balla un po' troppo. E quindi magari se non siete precisissimi non ve la consiglio. O siete bravi a tenerla ferma. Vedete che è veramente forte.
ammazza subito. O siete bravi a tenerla, altrimenti. Ma la tenuta, che schifo, dai. Vole. Vole. Mamma mia. UAV in avvento. Ole. Anche da accecato posso uccidere, ovviamente. Se non mi prendono dal culo, mi possono uccidere. Ho smesso di sparare solo perché pensavo di averlo già ucciso, ma invece era più duro del ferro. Dai, andiamo. Piazziamo. Dai, che palle! Spero che esploderai sulla mia Bowsing Betty. Bravo. Bravissimo. Cioè, gioca solo con quella pistolina. Vedete un po' voi quanto cazzo è nabo. Faccio inculare così, stronzo. Drone d'attacco nemico in arrivo. Ah, ti ho inculato, stronzo. Sicuramente ricomparirà qui. Invece no, che strano. Ma non male, ti sei sacrificato per me, grazie. UAV pronto. UAV alleato in arrivo. Olè! Vai a cagare. Che cazzo? Che cazzo? No, ricominciamo poi con queste migrazioni host. Mi fai mi innervosisco ancora di più. Dai, dai. Oh, dai, grande. Adesso siamo un po' l'M27 per farvi capire la differenza che c'è tra l'M27 e l'MSMC. No, stai zitto. Wow. Ma dai, che schifo. Guardate com'è ferma quest'arma. Avete visto? Quell'arma non si muove neanche di un millimetro. Oh, ti ho detto di stare zitto, l'hai capito? Oh, così stiamo stati tutti zitti. Facciamo prima per sicurezza, vi blocchiamo tutti. Mi spiace, zio, ma devi morire. Non è colpa tua, ma è colpa del gioco. Accetta solo un vincitore. Ovviamente non muoiono sulla mia bossi. Non muoiono sulla mia bossi, Betty! In attesa di ordine. Non muori, non mi ucciderai mai, brutto stronzo. E ovviamente mi ucciderà un altro. Ok. Dai. Andiamo, ultimo. No, cazzo, raga, aspettate un attimo. Volevo farvela. Volevo provare a farla col cecchino. Più o meno. Ovviamente non muoio. Facciamoci ammazzare. Facciamoci ammazzare giusto per. Mamma. Mamma. Non sono ancora arrugginito in quick scoop e no scoop. Ma non male. Ma rivediamola! A bruciapelo! Pam! Mamma mia! Aia, mi sono fatto anche male la spalla, cazzo! Aia! E vabbè! Oia! Siamo divertiti? Spero di sì, spero di avervi divertito. Mi farebbe piacere molto ascoltare le vostre proposte, qualche gioco che mi volete consigliare, qualche gioco che volete che io recensisca, che faccia un gameplay su quello. Boh, qualsiasi cosa che vi possa interessare. Ovviamente dei giochi che ho, perché non è che, diciamo che i miei generi preferiti sono gli sparatutto e cioè, gli stealth, come volete chiamarli. I giochi di calcio mi piacciono molto. Quindi
se volete scrivere nei commenti che sono qui giù, fatemi sapere un pochettino, fatemi sapere quello che volete che recensisca e io lo cercherò di fare. Beh ragazzi, Bakura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! Mi stavo scordando, prima di chiudere il video, di che volevo ringraziare mio fratello, Matt84C, per avermi prestato il suo computer in modo da poter lavorare sui miei video. Visto che mi ha sempre supportato per YouTube, volevo ringraziarlo. Eccolo qui, questo ragazzo. Grazie di tutto, Matt. A voi iscritti, commentate tanti, mettete mi piace se vi è fatto piacere vedere il mio video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!